Alessio intona, malcelando l'emozione, la poesia in musica scritta per il suo maestro e poi fa correre veloci le mani sui tasti, eseguendo piano fortissimo, uno tra i pezzi più difficili del panorama musicale. C'è emozione ma anche tanta energia a fare da collante al cast di artisti riuniti ieri sera al Teatro Viviani per il Premio Carosone 2022. Enzo Avitabile, Clementino, Rocco Hunt, Il Tesoro di San Gennaro, La Nigna, Marisa Laurito, Peppe Servillo e i Soli String Quartet e poi Alan Sorrenti, ognuno con il suo omaggio, a testimonianza del fatto che siamo tutti un po' carosoniani, leitmotiv scelto da Federico Vacalevre, biografo ufficiale e curatore artistico del premio, per raccontare così l'edizione 2020-2022. Siamo carosoniani perché abbiamo radici e ali, siamo carosoniani perché nel segno del maestro da 20 anni frequentiamo un canzoniere preziosissimo. Scaletta musicale della serata affidata in apertura al collettivo Il Tesoro di San Gennaro con un Saracino e Pigliete una pastiglia. La Nigna regala una versione inedita e seducente di Maruzzella e poi il rapper di Clementino. Marisa Laurito accompagnata al pianoforte da Lorenzo Engeller. Peppe Servillo e i Soling Street Quartet con Torero e Tre Guaglione una mandolina. Esecuzione in falsetto per Alan Sorrenti di Passione e Giovani per sempre e poi un doveroso passaggio alla hit Figli delle Stelle. In chiusura di serata Rocco Hunt e Gigi D'Alessio mescolano le voci alternando rap e ballad per rendere ancora più particolare Tuo fa l'americano. L'onda sonora poi di Caravan Petrol e T'aspetto in Nova fa sussultare i cuori della platea grazie ad Enzo Avitabile e di Buttare di Portico. Per me Carosone è stato il mio insegnante, ho avuto modo di conoscerlo, di suonare insieme a lui a casa in privato e poi ho il suo pianoforte a casa che voglio dire per me è la cosa più importante della mia vita, perché il pianoforte il mio compagno di viaggio. Con Renato, ho sempre detto che Renato era 50, 60, 70 anni avanti a tutti. Per me è un grandissimo onore omaggiare un mito, un idolo e una leggenda della musica italiana, napoletana nel mondo. Questo per me è un premio speciale perché è il terzo e quindi ne sono strafelice. Poi vi devo dire la verità, ho avuto un contatto con lui, quindi delle telefonate, un paio di incontri li abbiamo avuti, proprio rispetto alla contaminazione felice. Nel senso, lui è stato un maestro di incrociare quella che era la nostra musica con i suoni del mondo, diciamo.